Benvenuti a Camera in Onda, il magazine della Camera di Commercio di Ancona. Focus Ecomondo, fiera commerciale internazionale di Rimini dell'energia e dello sviluppo sostenibile. Puntare sul green come nuove opportunità di sviluppo per le imprese, dice Michele De Vita, segretario generale della Camera di Commercio di Ancona. Guardiamo a quelli che sono i valori del nostro territorio, delle nostre imprese. Qui abbiamo delle eccellenze che guardano a un prodotto ecosostenibile. Penso che sia il futuro sia per le imprese sia per le giovani generazioni. Anche perché abbiamo visto recentemente da uno studio simbolo Unioncamere come i cosiddetti green jobs siano già attualmente le occupazioni più importanti, più interessanti per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Le imprese stanno guardando ai green jobs come a nuovi percorsi che sono importanti per creare nuova occupazione e che sono importanti per inserire nuove professionalità e nuovi sbocchi all'interno delle nostre imprese. Da sempre l'ente camerale punta sulla sostenibilità ambientale, ribadisce Giovanni Manzotti, responsabile area sviluppo della Camera di Commercio di Ancona. Sono molti anni ormai che la Camera di Commercio lavora sui temi della sostenibilità, perché pensiamo che sia una grande prospettiva non solo legata, diciamo, alla tutela dell'ambiente ma anche alla competitività delle nostre imprese. Quindi l'appuntamento di Ecomondo ormai è un appuntamento, diciamo, quasi di routine, nel senso che questa è una delle principali manifestazioni italiane su questi temi e noi veniamo ad Ecomondo non tanto per portare la Camera di Commercio ma per accompagnare imprese, eccellenze del nostro territorio che vengono a questa manifestazione a portare i loro progetti, i prodotti, a cercare opportunità commerciali. 14 imprese insieme ai partner istituzionali hanno rappresentato a Rimini il sistema Marche per l'eco-innovazione e la sostenibilità all'interno del padiglione Città Sostenibile. Sentiamo Diego Carnevali, area manager della pluriservice.net. Noi qua proponiamo una piattaforma che vedete, My Cicero, una piattaforma multiservizio e multicanale che permette all'utente di andare a gestire e ricevere diverse informazioni attraverso appunto diversi canali. Quello più, diciamo, è un'app scaricabile dai market di Android, iPhone, Windows Phone, che permette appunto di andare a gestire questi servizi che vanno dall'infomobilità, quindi informazioni sui passaggi degli autobus alle fermate. Ora il progetto della DMP SRL, come spiega Doriana Marini. Proponiamo qui a Ecomondo degli accessori ecosostenibili, in particolare etichette e cartellini per abbigliamento e calzature. Qui c'è un esempio delle nostre ultime collezioni. Il nuovo progetto si chiama Eti Eco e abbiamo fatto questo progetto in collaborazione con una conceria e abbiamo tirato fuori una pelle che è completamente priva di cromo. La conciatura è ecologica. Un nuovo progetto di gestione delle aree demaniali è quello proposto dall'azienda agricola Savoretti di Castelfidardo con l'azienda di servizi SIMAM, come spiega il titolare dell'azienda agricola Massimiliano Savoretti. I benefici che può apportare questo progetto sono innanzitutto dai vari aspetti ecologico, idraulico ed ambientale, e inoltre i più importanti sono una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione per mantenere i territori, un'assicurazione della manutenzione periodica costante dei corsi d'acqua e poi a questo viene collegata la produzione di energia di microcogenerazione diffusa sul territorio. Collaborazione dunque per innovare all'insegna del green, ricorda Ciro Cozzolino, responsabile ricerca e sviluppo SIMAM SPA. I nostri impianti, qualsiasi occasione per promuoverli è positiva, per cui l'incontro è stato naturale. Ora il progetto di Beniamino Gigli dell'omonima falegnameria. Abbiamo anche fatto una ricerca su quali fossero i materiali idonei da abbinare al legno, e quindi abbiamo utilizzato lana di pecora, abbiamo utilizzato sughero e in più la nostra tecnologia di portone a due componenti ci permette di poter lasciare uno spazio non trasmittanza termica né acustica, perché i due materiali sono accoppiabili e disaccoppiabili l'uno con l'altro.